L'ultimo intervento è di Fabio Cavallucci. Spenderò solo poche parole, ma voglio dargli veramente il benvenuto e l'augurio per il nuovo incarico che ha come direttore del Luigi Pecci. Questa mattina si è parlato in qualche occasione del Pecci come museo regionale. Ha una valenza regionale, ma ha anche una valenza nazionale, direi internazionale. Basta guardare la mostra che è esposta qui. Non è mica una mostra regionale, è un esempio di come si possano mostrare poche cose per far vedere dove sta andando la ricerca nel XX-XXI secolo nell'arte figurativa. Ha una grande esperienza, viene da Varsavia, recentemente dal Centro d'Arte Contemporanea, ha fatto delle splendide cose sia a Carrara come direttore artistico della Biennale di Carrara, ha fatto delle splendide cose sia a Venezia sia nella zona del Chianti per quanto riguarda le sculture all'aperto. No, adesso ha questa nuova sfida con il Museo Luigi Pecci nella rinnovata e grande sede. È una sfida che ci auguriamo tutti tu possa vincere e vincere alla grande. Grazie molte, professor Gamellotti, anche per l'augurio, che accetto molto volentieri, grazie al direttore, a tutti i colleghi, anche per la resistenza. Cercherò di essere veramente breve per non fare finire questa giornata molto bella e molto interessante finora in un modo troppo faticoso. Quando è stato proposto l'argomento del rapporto tra reale e virtuale, materia e immateriale, ho pensato che forse nell'arte contemporanea conveniva parlare della cosa più immateriale possibile, cioè la performance, qualcosa che esiste per principio in questo luogo e in questo momento, poi sparisce e in teoria non esiste più. Più immateriale di così non c'è nulla. Se guardiamo nella storia della performance, Rosalie Goldberg, che è considerata almeno una dei punti di riferimento principali, ha scritto un libro negli anni 70, Performing Art, poi aggiornato, fa nascere la performance nel 1910, quando il gruppo futurista a Venezia, dalla torre dell'orologio, lancia dei fogli di propaganda contro Venezia passatista, naturalmente urlando e facendo, quindi unendo da una parte un'azione di carattere provocatorio, politico se vogliamo, alla performance. Ecco, di quella performance ovviamente non rimane nulla se non i documenti di cronaca dei giornali che ne parlano. Il momento in cui la performance, ma lo sapete bene, ha una maggiore diffusione, anzi una vera e propria diffusione, è proprio quasi per paradosso nel momento in cui cominciano a diffondersi le tecnologie che possono conservarla. Quindi prima il film, 8, Super 8, il Super 8 arriva nel 65, poi soprattutto il video, è nel 1965 che la Sony regala a Nam June Paik una telecamera, una delle prime telecamere, e da quel momento comincia insieme la videoarte e si incrementa enormemente, torno a dire forse per una sorta di paradosso, ma perché da quel momento c'è una possibilità di registrazione, di conservazione di ciò che prima non si conservava, si incrementa enormemente la diffusione della performance. In generale le performance, diciamo che si possono conservare, sono state conservate anche per fini di mercato, quindi anche per essere poi trasferite, vendute a musei, a collezionisti, in due forme principali, la fotografia e il film o il video. Vediamo per esempio una celebre performance di Chris Barden, questa è un'immagine, e la seconda, se possiamo vedere il video, sono pochi secondi, qui nel 1971 Chris Barden si fa sparare un colpo alla spalla, se ne va via ferito, e questo è il documento che rimane, naturalmente un documento che viene diffuso, distribuito, conservato nei musei. Ci sono poi dei centri di raccolta, diciamo ci sono due forme principali di diffusione di questo tipo di documento, perché la domanda è sempre: è documento o è un'opera d'arte? Talvolta è considerato documento, c'è per esempio
l'EAI, che è un centro newyorkese che distribuisce video storici di performance, ma lo distribuisce pagando un fee ogni volta che lo si espone. In altri casi c'è la possibilità, le gallerie, gli artisti hanno riprodotto in un numero preciso di copie, 3, 5, 7, come si faceva una volta con le sculture, e queste opere poi vengono vendute, commercializzate, talvolta anche a prezzi anche molto importanti. Diciamo la verità, sia la fotografia che il video sono delle forme di traduzione, non sono la performance. In realtà la performance è finita e l'artista molto spesso interagisce con questi prodotti tecnologici e decide quale forma rendere poi, in quale forma rendere duratura, permanente la performance. C'è per esempio un artista che non vediamo, Santiago Sierra, che ha fatto delle performance fortissime, anche molto provocatorie. In un caso per esempio ha pagato delle persone a Cuba pochi dollari ciascuno per farsi tatuare una linea sulla schiena, $3 a testa per qualcosa che rimane per sempre, una performance di una brutalità enorme, anche però per sottolineare la drammaticità del rapporto di lavoro, che come dire, noi consideriamo talvolta in modo superficiale, ma che mantiene questo aspetto così forte, così brutale. Ebbene, quella performance, così come la maggior parte delle performance di Santiago Sierra, che è un artista spagnolo ancora giovane e attivo, la fotografia addirittura in bianco e nero, quasi fatta male, per dare l'idea che si tratti probabilmente di un'immagine quasi rubata. Quindi, come dire, l'artista è ben consapevole che la fotografia non è un documento oggettivo, che il video non è un documento oggettivo. Tant'è vero che fa anche di più. E allora andiamo all'altra immagine, vediamo un artista, ve ne parlo non perché sia l'unica, ma perché in questo momento c'è una mostra che si è appena aperta a Milano, all'Hangar Bicocca, è John Jonas, è un artista newyorkese nata nel 1936, è una pioniera senz'altro della performance, in quegli anni, negli anni 60, era vicina a Richard Serra, Peter Campus, Yvonne Rainer, eccetera, e ha realizzato performance molto spesso come delle sorte di rituali, ha studiato i rituali indiani, gli anni d'America, ma anche gli indiani dell'India, ha studiato il teatro No, molto spesso, qui siamo in una performance che è Mirage del 1976, ha fatto interagire tecnologie video con la presenza sua o di attori sulla scena, con altri filmati, altri oggetti che andavano, creando delle situazioni molto variegate, molto miste. Bene, a un certo punto questa cosa finisce. Che cos'è il lavoro successivo? È il riprendere il materiale della performance, vediamo l'immagine, questo è quello che vediamo nella mostra ora a Milano, è un'immagine larga che ci fa vedere una grande parte della mostra, però vediamo come ogni lavoro è l'eco della performance precedente, realizzato attraverso il video della performance, il video che aveva proiettato, alcuni oggetti, quindi una serie di elementi che più che rappresentare in effetti la performance, ne rappresentano, ne riportano l'atmosfera. Andiamo, potevo farlo io con le immagini, No, ecco. L'immagine successiva, mi consentite una breve autopromozione del centro Peci, perché è vero che il centro è chiuso in questo momento e speriamo di aprire abbastanza presto, nella prossima primavera, il Peci a Prato, però c'è una sezione distaccata, diciamo, a Milano, che è stata chiamata Museo Peci Milano, dove invece proprio il 13 novembre faremo una mostra di una performer, di una donna, anche lei molto importante, Susan Lacy, che è un'artista californiana di Los Angeles, che negli anni 70-80 ha fatto un lavoro, anche anni 90, anche oggi è ancora vivente, ma diciamo soprattutto in quegli anni ha fatto un lavoro fortissimo, importantissimo, attraverso la performance anche sulle tematiche di rivendicazione della parità della donna e tutte le tematiche femminili affini. Qui vediamo un'opera esposta poi alla Tate Modern, dove The Crystal Kilt era una performance della metà degli anni Ottanta, la trasposizione finale diventa questa coperta messa in una parete, il video, il time lapse
della performance che era durata alcune ore, in cui più di 400 donne avevano modificato le tovaglie che si trovavano in questo spazio che era la hall di un grande centro commerciale e che riproduceva la forma della tovaglia, della coperta, e cambiando di continuo i colori, in più un audio in cui si riportavano le voci delle donne che invece nel frattempo parlavano dei loro problemi personali, della loro intimità. Quindi questo contrasto tra forme geometriche astratte e la presenza invece delle persone, che erano persone reali e che quindi trasmettevano i loro interessi e i loro discorsi. Andiamo avanti. E adesso invece il secondo caso di cui vi voglio parlare è un caso di conservazione, trasposizione della performance di tipo diverso, cioè la pura e semplice riproduzione. Joseph Beuys ha realizzato nella metà degli anni 60 questa performance intitolata Come spiegare le pitture ad una lepre morta. Siamo alla Galleria Schmela di Düsseldorf nel 65, con una lepre morta si aggira per la galleria avendo il volto ricoperto da carta dorata. Marina Abramović, andiamo all'immagine successiva, che è una delle grandi e importanti artiste della performance, tant'è vero che una volta io in un'intervista la chiamavo, le dicevo: ma tu sei la madre di tutte le performance? E lei mi diceva: no, sono la nonna, tanto che quando ho cominciato io non esisteva nemmeno il nome performance, si parlava di azioni. Non è proprio vero, nel senso che forse altri avevano cominciato prima, però certamente è una dei più importanti artisti che si è dedicata a questo genere. E nel 2005 al Guggenheim di New York compie un'operazione abbastanza rivoluzionaria, rompe un tabù della performance. Fino a quel momento in qualche modo si è sempre detto e pensato e sostenuto che la performance non deve essere ripetuta. E lei decide invece di acquisire i diritti di sei importanti performance, la settima era una sua performance nuova, chiama questo ciclo Seven Easy Pieces e ripropone performance di Beuys, quella di cui vi parlavo prima, insieme il giorno successivo vediamo quella, una performance di Valley Export, anche questa degli anni 60, vediamo l'immagine successiva, anche questa riprodotta al Guggenheim da Marina Abramović. Quindi con l'idea appunto che la performance possa essere conservata semplicemente riproducendola una volta successiva. Andiamo avanti. La stessa Marina Abramović qualche anno dopo, nel 2010, ha realizzato una grande mostra al MoMA di New York e lì decide addirittura di riprodurre una decina di sue performance precedenti facendole riprodurre da altri artisti. Questa è l'originale del 77 realizzata a Bologna, in Ponderabiglia, dove lei insieme al compagno Ulay stava di fronte ai lati di un ingresso, di una porta, e quindi il pubblico, ciascuno che doveva entrare, doveva per forza di cose strisciare da una parte o dall'altro, forse tutte e due, quindi creando questa situazione anche personale, di empatia della persona che entrava. Ebbene, al MoMA nel 2010 vediamo che questa operazione è ripetuta. Devo dire, avevano allargato un po' con la porta, in questo caso le attrici, perché dipendeva dai giorni, a volte poteva esserci un uomo e una donna, a volte ci poteva essere due uomini, due donne, in questo caso le attrici stanno più vicine, ma vediamo che al MoMA si era deciso di lasciare un po' più larga l'apertura. Ebbene, però questa formula può ancora essere ripetuta, vediamo l'immagine successiva, tanto che addirittura un paio di artisti italiani che si chiamano Eva e Franco Mattes, in realtà ancora prima del 2010, avevano già realizzato su Second Life quella stessa performance. Quindi in qualche modo entriamo in una dimensione che è completamente virtuale. Andiamo all'ultima immagine, non è un errore, questa è una performance di Tino Siegel. Tino Siegel è un giovane, relativamente giovane artista,
anglo-tedesco, è nato nel 1976, è nato a Londra, poi è cresciuto però in gran parte in Germania, che ha realizzato, alcuni di voi possono ricordarlo, ha vinto il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia della scorsa edizione, nel 2013, con una performance che non era probabilmente la sua migliore. Era stato molto più interessante quando nel 2005 nel padiglione tedesco aveva fatto una performance in cui le guardie, le persone che stavano di guardia al padiglione, tutte le volte che entrava qualcuno gli si avvicinavano intorno danzando e canticchiando "This is so contemporary, contemporary, contemporary", e però creando una sorta di empatia molto interessante. Un'altra performance celebre di Tino Siegel è stata realizzata al Guggenheim nel 2010, ma ancora prima in realtà all'ICA di Londra, si chiama "This Progress", e il pubblico veniva ricevuto all'ingresso da un bambino piccolo che chiedeva intanto che cos'è il progresso, che accompagnava, sapete, il Guggenheim ovviamente fatto a spirale, e quindi a un certo punto si incontrava con un bambino un po' più grande e lasciava al bambino un po' più grande guidare il gruppo, fino a che non arrivava poi un adolescente e nell'ultimo giro naturalmente una persona anziana, ecco, parlando, continuando a parlare con il pubblico, ponendo delle domande. Quindi l'idea che alla fine questo progresso lo si faceva realmente vedendo anche il progresso della vita. Ebbene, dicevo prima, questo non è un errore, perché Tino Siegel vieta assolutamente di fotografare, riprendere le proprie performance, non vuole cataloghi. Ebbene, queste performance però sono anche, come dire, possono circolare, sono anche vendute. L'atto di vendita si svolge in forma orale di fronte a un notaio. Tino Siegel racconta all'acquirente, che può essere il direttore di un museo o il collezionista, racconta che cos'è la performance, il notaio oralmente la registra e questo atto notarile ha una validità comunque legale. Allora, in qualche modo, diciamo, siamo nell'epoca della tecnologia, della possibilità di, no, mantenimento di forse qualsiasi azione che compiamo, siamo sotto controllati da telecamere, tutti i nostri gesti probabilmente sono riprodotti, però ancora una volta, per paradosso, l'arte contemporanea torna alle origini e ci riporta a quell'epoca prima di Omero, quando per esempio ancora gli Aedi raccontavano l'Iliade, cantavano l'Iliade, ma la raccontavano a memoria. Non so se questo argomento doveva avere un significato, credo che però faccia parte di quella visione di dubbio, di domande che il professor Settis prima ricordava, che in fondo il rapporto tra tecnologia e arte in qualche modo ci deve suscitare. Grazie. Credo che non ci siano parole da aggiungere. Volevo soltanto ringraziare Fabio Beltran, il collega Enzo Barone, per questa splendida. E volevo soltanto, tu Fabio questa mattina hai lungamente discusso, togliendoti anche qualche sassolino con molta eleganza, sui criteri di valutazione. Anch'io ho un piccolo criterio per valutare se il convegno, se esco dicendo da questo convegno ho imparato qualcosa, dal punto di vista del mio criterio il convegno è stato un successo. Lascio a voi adesso chiudere il convegno stesso. No. Allora, credo che dobbiamo ringraziare con un applauso Fabio e...